d'Italia, solo musica italiana, di Italia, solo musica italiana, vi auguro una buona serata con l'applauso dell'auditorium e tutti gli amici che sono venuti prenotandosi qui nel nostro studio 1 di Cologno Monzese per una serata di rock dedicata al gruppo che ha fatto sicuramente da apripista e che oggi ha trovato solide basi per costruire il proprio presente e il proprio futuro. Tutti coloro che sanno già di che si tratta possono naturalmente telefonarci per mettersi in contatto con questi bravissimi musicisti chiamando lo 02 25 44 4222. Per quanti invece fossero tecnologicamente più evoluti, l'opportunità è anche quella, come hanno già fatto in molti, come vedete e come sentite perché lo dico agli amici della radio, mandare le vostre mail a un indirizzo apposito, ovvero diretta@raditalia.it. Ve li presento subito, bando alle ciance, Gianmario, Gianlu, Cabo e Ghigo, Ilit Fiba. Entrano in ordine sparso. Ciao a tutti. Sentivo un'insidia alle mie spalle. Prego, venite un po' più avanti così l'applauso lo prendete voi innanzitutto, che è vostro, quindi fatelo pure a loro, io mi metto da parte. Dopodiché, prima di iniziare ad ascoltare già le canzoni del vostro nuovo album, ovvero l'Insidia, Insidia senza l'apostrofo, ma noi a Milano mettiamo sempre la Giovanna, il Mario, l'Insidia, siamo fatti così, perdonateci. Dicevo, sono già arrivate tantissime mail, per cui il benvenuto vi arriva dal pubblico di Radio Italia e di Video Italia. Prego. Vuoi leggerle tu? No, devo far tutto io in questa casa. Salve Elit Fiba, voi di Radio Italia, tutti gli amici che stanno, fortunati voi, seduti, quando iniziate sanno tutto. A Elit Fiba, continuate così, un saluto a tutti gli amici del canale Elit Fiba e all'Elit Finternet. È il forum ufficiale, quelle salutiamo parecchio, gli facciamo un gran saluto perché sono sempre presenti. Grazie. E Ghigos, ovvero Marco da Palermo. Questa mi sembra un po' personale, ciao bei fanciulli, come state? Quindi la lascio leggere a voi poi in camerino. Sì. Vediamo cosa c'è d'altro. Iniziava bene però, eh? Iniziava. Opa, suonavo un po', ma scherzo naturalmente. Salve a tutti, sono Simone da Palermo, Ghigomane, nome d'arte. Ma tutti hanno Ghigoman, Ghigo... Accidenti, questo è nuovo, bellissimo. Eccolo qua, volevo fare auguri con qualche giorno dal tipo al più giovane che ci sia o qualcuno che compie gli anni il 15 dicembre, presumo. Io. Cioè Ghigo. Auguri anticipati. Grazie per tutto ciò che mi avete regalato con questo album bellissimo e con le performance precedenti. Una domanda al grande Cabo, che cos'è per te l'invisibile? Vi amo Simone. Grazie Simone, ti amo e... Beh, è un amore in senso naturalmente no, come lo vuole intendere lui, a noi va bene. È chiaro, no, l'invisibile è una cosa che condividiamo tutti e quattro, tra l'altro è una cosa che ci accomuna. Parliamo di quello che non si può vedere, non si può sentire, non si può percepire con i sensi normali, ma che in realtà esiste, sono energie che si muovono e basta affinare la capacità di recepirle e di interpretarle. Una domanda anche per Ghigo, specifica, vedi? Ho sempre sognato di fare una domanda ai veri rockers italiani. Ghigo, qual è il significato del simbolo che porti sulla giacca? Grazie di esistere. Cabo, per me sei già un mito, tra parentesi. In realtà è semplicissimo. Tommaso, dalla provincia di Oristano, un saluto agli amici della Sardegna. Voglio sapere qual è il simbolo? Vogliono sapere tutto di voi. Ma questo è semplicissimo, questo è uno yin e yang coreano. Yin e Yang, cioè il bene e il male, il dualismo, coreano, famoso dualismo, sì. Buono e cattivo, la metà femminile, la metà maschile, insomma intendetela come meglio credete. Ha detto Yin e Yang, ci fidiamo, e invece ci fidiamo molto di più quando suonate. Mi sembra giusto. Per cui io mi toglierei proprio dai piedi e vi lascerei con la vostra nuova musica italiana. Vai. Elit Fiba. Grazie. Porto via tutto io, non preoccupatevi. Thank you.
Radio Italia è solo musica italiana dell'Italia con la nuova musica italiana dei Litfiba. Quest'ultima canzone, La stanza dell'oro, Vieni Ghigo, è stato il primo singolo che ci ha fatto sapere dell'arrivo di questo album chiamato Insidia, che metterò a favore della telecamera Chi offre di più. Tu va bene, allora io vado sempre a Chi offre di più. Ghigo, accomodati, questo è il tuo microfono. Aspetta che intanto riposiziono l'album a beneficio di coloro che stanno seguendo Video Italia. Il pubblico qui presente ce l'avete già comprato tutti, no? Più o meno. Sì, dopo faremo una verifica con gli scontrini fiscali. Abbiamo già una telefonata per il Litfiba, accogliamola. Pronto, chi parla? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Salvo Gladiato, dalla provincia di Caltanissetta. Ciao Salvo. Ciao Ghigo. Ciao. Allora, volevo chiedere a Ghigo e Cabo, qual è il posto più strano in cui avete avuto l'ispirazione per una frase o melodia? Allora, la più bella te la dice insieme? Ghigo. Insieme? Sì, sì. Vabbè. No, anche singoli. Vabbè, a me il posto più strano è il bagno. Per me personalmente. Una sensibilità interiore. Infatti ne parlavo prima, penso che a volte ho pensato che se mi mettevo un altro studio di registrazione in bagno non sarebbe stata male come cosa. Comunque vabbè, comunque possiamo perdere. Ma io non dire la doccia, se no chiudiamo qui subito, no? No, è interessante come il suo, no? Perché insomma è veramente particolare. Io no, penso che le ispirazioni strane sono quelle che ti vengono in momenti dove non hai né il registratore dietro né un pezzo di carta. Allora sei lì che te la ricanticchi sperando che nel tragitto dal posto dove sei a casa tu te la ricordi, ma purtroppo viene sempre variata in qualche modo, quindi non è mai la nativa, insomma. Infatti no, da lì si gira sempre con... Riguardo questo, se mi ricordassi tutte le cose che mi è successo così, infatti, sarebbero altri 10 dischi probabilmente, quindi... Capito. Ok, volevo ringraziarvi anche dicendovi che il nostro sogno ribelle è ancora a cavallo. Noi dell'IT Forum siamo l'ombra dei vostri passi, l'IT FIBA. Viva il rock italiano, viva l'IT FIBA, grazie. Ciao. Ghigo, a proposito, il rock italiano, diciamo prima dei Litfiba, come si dice ante, il rock italiano era un percorso parallelo, sotterraneo. Tanto è vero che quando noi ci siamo conosciuti e tu sei venuto a fare la prima intervista a Radio Italia, io ti ho detto primo album, tu mi hai detto no, il quarto. Perché c'è sempre stato questo mondo, no, un po' sommerso, ma parallelo e non sommerso, sì, per sì, dignità. Sì. Inferiore, anzi, no, no, ma solo per culture e per genere diverso. Sì, quando dopo, mi ricordo la prima intervista che abbiamo fatto insieme, del periodo 1990, il diavolo. Eravamo giovani. Sì, sì, così si dice, anche adesso, cioè, anch'io, sono ragazzino, peraltro, quindi, ma si dice, cioè, no? Così. Era 10 anni che esistevo in Litfiba. E quindi a un certo punto poi il rock è diventato qualcosa di più ufficiale, no? Anche nella discografia di tutte le major, così sì, si è sì, aperto un segmento rock. Oggi arrivate con un progetto compiuto molto importante che si chiama Insidia. Beh, è un bel punto di partenza ma anche di arrivo, credo. Sì, di partenza, di arrivo e anche di transizione per me, perché per me ogni disco è sempre un momento di transizione. Io penso che un disco è la fotografia di una persona in quel momento. E quindi l'anno dopo può essere già diverso. Distante. Sì, sono infatti molto contento che siate venuti qui a Radio Italia e a Video Italia insieme a portare, credo per la prima volta dal vivo, queste canzoni che saranno l'anima del vostro tour che partirà a gennaio 2002. Sì, dovrebbe partire il 18 gennaio. Quindi segnate, prendete nota per saperne di più. Vi teniamo aggiornati noi, ma vi tiene aggiornato anche il sito internet dei Litfiba, facilmente reperibile nel web. Pronto, chi parla? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Luca, il bambino da Roma. Ciao Luca. Luca rimbambito, ho capito bene. Forse ha detto il bandito. Ah, il è il bandito, bandito. Scusa, sai le tasse. Sì, scusate la voce, ma sono raffreddatissimo. Lo dicevo io che c'era qualcosa. Vai pure, Luca. Ok, volevo chiedere a Ghigo una curiosità che ho da tanto tempo. Cioè, cosa ne pensa del suo vecchio compagno Raff? Raff? L'ultima volta, allora, Raff, io ho suonato con Raff in una band che si chiamava Caffè Caracas, prima dell'Litfiba. Abbiamo suonato insieme per 2 anni, ci siamo divertiti moltissimo, è stato un periodo molto particolare.
Poi vabbè, poi ci siamo separati perché lui voleva fare musica commerciale, come ha fatto con ottimi successi. Io invece a me non me ne fregava di meno, quindi io ho formato il FIPA. Comunque l'ultima volta l'ho visto 5-6 anni fa, mi sembra, una trasmissione Vuota la Voce, mi sembra. Comunque approfitto del momento per salutarlo, quindi. Sempre in buoni rapporti dunque. Senti il bandito rimbambito, sì. Volevo dirti, ma ti piace Insidia? Ti piace questa nuova? Certo. Volevo un tuo giudizio, raffreddato ma sempre valido. No, no, è bellissimo, ne approfitto a fare i complimenti a Ghigo, Cabo, Giallo, Giamma, a tutti. Grazie. Grazie, auguri anche a te, ciao. Ciao. Adesso diamo la parola a Giulia perché arrivano le domande anche dal pubblico, poi la ridiamo alla vostra nuova musica italiana. Giulia. Buonasera Franco, buonasera a tutti. Buonasera Giulia. Ciao Giulia. Grazie. Una domanda. Fan club dell'Elite FIBA, ci siete? Vi fate sentire? Sono scatenatissimi e qua di fianco a me ce n'è una degna rappresentante, si chiama Mirella. Prego. No niente, io volevo chiedervi soltanto una cosa, sareste disposti, disponibili per organizzare un capodanno con tutti noi? Veniamo anche a Firenze, non c'è problema. Un veglionissimo. Penso che suoneremo l'ultimo dell'anno. Quando? Come, dove, perché? Tutti i particolari. No, non si può ancora non dire. Non si può ancora dire, è presto. Ah, no. Dai, direi. Però in internet lo direte sul vostro sito, il 30 magari sera lo dite, così almeno tutti hanno già prenotato da un'altra parte. No, scherzo, naturalmente. Comunque colgo l'occasione per farti gli auguri di... Facciamo un Pasqua invece del Capodanno. No, è troppo tardi. Pasqua. Insomma, ma voi vorreste il veglione o un concerto solo per i fan? Diciamo tutte e due? Sì, tutte sì. Due insieme, facciamo una festa tutti insieme. Certo, per farsi di brutto mi piacerebbe. Ok, allora. Grazie della tua domanda. Abbiamo già molte richieste anche dell'album nuovo, perché tantissimi hanno comperato il nuovo CD di Elite FIBA. E se ne avete voglia, tempo, piacere e desiderio, saremo molto lieti di ascoltarvi nelle canzoni intitolate Nell'attimo e Invisibile. Vai. Mi sposto? Ci pensate bene, voi? Ci pensano Elite FIBA. We'll be right back.
dietro di te. Sono là che ti passi, sono dietro di te. Sono là che ti passi, sono dietro di te. Sono là che ti passi. Formule magiche, io so evocare forze oscure, mi spingo al limite, sto per aprire quella porta, qualcosa troverò, io sazierò i tuoi desideri, genio invisibile, non puoi respingermi. Sono dietro di te, sono l'aria che respiri, sono intorno a te, anche se non puoi vedermi. Sono l'aria che passi, sono dietro di te, sono l'aria che respiri, sono intorno a te, anche se non puoi vedermi. E questa è la nuova musica italiana di Edith Piva, in diretta a Radio Italia, Vedi Italia, solo musica italiana. Vieni capo, vieni un po' qua. Si sente più niente? Si sente ancora qualcosa? Chi può dirlo? Si sente? Oh, che meraviglia! Ci sono parecchie email che arrivano qui a Radio Italia, Vedi Italia, all'indirizzo diretta@radioitalia.it. Caro capo, sembra un cablo. Dimmi. Caro cablo, leggo che ti piace molto tutto ciò che riguarda il misticismo e l'esoterismo e il tuo rapporto con l'astrologia, intesa come strumento per conoscere meglio se stessi, chi ci sta accanto, com'è? Per esempio, quanto ti identifichi nel tuo segno di nascita? Mi dici a che ora sei nato? Insomma, tante domande che riguardano la Marina di Genova, che vogliono sapere praticamente tutto da te. Procedi, insomma, allora, rispondi, Marina, come vuoi. Dunque, penso che ogni forma di fanatismo, sia astrologico che mistico, esoterico, sia un profondo errore. Cioè, tutto quello che è interessante, tutto quello che è invisibile va perlustrato, bisogna percorrere alcuni sentieri, si guarda, si prendono cose che ci possono essere utili, dall'astrologia, dall'esoterismo, dal misticismo, cose comunque positive. Però il diventare fanatici, in questo caso dire, ah, leggo l'oroscopo, mamma mia, oggi non si deve uscire. Cioè, questo è veramente un eccesso, quindi proteggersi da ogni forma di fanatismo interiore e cercare invece quelle cose interessanti, come ad esempio esplorare situazioni invisibili o situazioni particolari. Comunque sì, mi interessa, mi vedo nel mio segno, però onestamente non mi farei mai fare un oroscopo, non mi interessa. Non so. Non ti riguarda, insomma, no, preferisci non esplorare, cioè, tu mondi che farti esplorare da altri, se, diciamo, su terreni poco sicuri, insomma, ti dico, poco scientifici. Mi piace come territorio, però non mi fa diventare fanatico di quel tipo di argomento, ecco, l'astrologia. Però so che funziona, so che esiste, ma non mi sono mai interessato più di tanto, ecco. Una domanda per Ghigo. Se gli passi il microfono, così si può rispondere. Se Elettro Macumba ha venduto 150.000 copie circa, cosa vi aspettate da Insidia?
E secondo il Ritfiba, che rapporto c'è tra originali e copie pirata, ossia quello che è venduto e quello che è ascoltato, se è di più o di meno, eccetera? Infine, migliori complimenti per il vostro ultimo lavoro, con cui, pensate che bella costruzione, con cui l'ascolto regalate emozioni intense e vere. Grazie di essere tornati in Litfiba, naturalmente. Questo si chiama Strunz, ma l'ha detto lui e quindi io mi fido. Strunz, uno del fan club. Lavora per la EMI questo, le coppie d'occhio. Sembra un'indagine. Sì, sì, ma adesso... in realtà, senti, di tutta questa domanda, diciamo che la prima parte, ora come ora, mi interessa. Se vuoi ripassarla? Sì. Mi piace molto più la seconda parte, anche perché da un po' di tempo a questa parte... diciamo che di quanto si vende sì mi interessa, ma fino a un certo punto, perché mi interessa più la seconda parte sinceramente. E quanta gente ascolta e ama la vostra musica più di quanta la compri, così? Ma io penso che fondamentalmente uno debba cercare di fare la musica che gli piace, poi se c'è da gente che l'ascolta mi fa molto piacere, però più che altro mi devo divertire io. Certo, quindi, cioè, buon divertimento. Non lo so, cioè. Abbiamo una telefonata in linea per il Litfiba qui a Radio Italia, solo musica italiana e Video Italia insieme. Pronto, chi parla? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Amanda da Ginevra. Ciao Amanda, ciao Ginevra, salutiamo ciao. Gli amici ciao. Dalla Svizzera. Scusa. Dalla Svizzera, sì, allora complimenti per l'album perché è bellissimo. Cioè, parlava di te, eh? Di chi stavi parlando, scusa? Complimenti per Insidia, per l'ultimo album. Ah, Insidia, l'album, sì. Che di me, che stai dicendo? Anche. Scusa se mi permetto di interromperti, ma a proposito di Svizzera, anche Maurizio ha scritto un'email dalla Svizzera e chiede quando andrete a trovarli, perché aspettano presto il concerto dell'Insidia Tour. Dopo gennaio? Dunque, dopo gennaio e periodi febbraio-marzo saremo in Italia. Comunque la Svizzera ci piace, ci piacerà sempre e verremo al più presto, perché ci piacciono i rock club, ci piace la situazione e il calore del pubblico, comunque, che sembra strano perché tutti sono abituati a vedere gli svizzeri, invece vi garantisco, tu potrai confermare, no? Sì, sì, siamo grandissimi fans, siamo tutti qui ad aspettarvi a braccia aperte, veramente non vediamo l'ora, Siamo sgomenti, grazie, siamo sgomenti. Tra l'altro abbiamo due ragazze dalla Svizzera che sono venute apposta stasera. Bene, grazie per la cioccolata che avete portato, naturalmente, buonissima, ottima, adesso la distribuiremo a tutto l'auditorium. Che dire, buon Natale agli amici di Ginevra, allora. Grazie, senti, c'è una domanda per Ghigo. Vai. Volevo sapere se è ancora in contatto con Piero e cosa pensano entrambi dei loro album. Ma non lo so, cioè io contatto con Piero è molto casuale ultimamente, diciamo che le divergenze si sono appianate. E ognuno ha preso la sua strada, quindi la strada che abbiamo preso separatamente è lampante, quindi sono proprio due generi musicali completamente diversi. Io direi, e nulla, Ghigo, è tranquilla. Salutiamolo, però saluti. Non parliamone più perché non c'è, non è neanche bello. Quando li inviteremo poi parlerete sicuramente di lui. Grazie, a risentirci, a presto, ciao. Ciao. C'è un'altra domanda dal pubblico ed è sempre la nostra avvenente Giulia che ce la porge. Prego Giulia. Vi presento Andrea. Ciao, allora volevo farvi due piccole domande. La prima, qual è il pezzo che preferite di questo ultimo disco? Per me è Nell'attimo, che è una grandissima canzone. Sì, sono d'accordo. Che ha nella sua semplicità il fulcro, sì. Secondo me. E poi, che suoni vi ispiravano 20 anni fa e che suoni vi ispirano adesso? Se ci sono delle band giovani che vi piacciono, in cui vi rivedete magari? Ma penso che abbiamo due punti di vista diversi, anche perché sono più grande di lui. 20 anni fa ero inizio dell'Litfiba, quindi ero preso nel mio post-punk, quindi era inizio del periodo post-punk New Wave, quindi ascoltavo i tipi di band di 20 anni fa. Te invece? Io, cioè, per quanto riguarda la contaminazione, vabbè, su molte cose ci troviamo d'accordo, su gruppi che ascoltiamo, su altre no. Questo fa la bellezza dell'attrito che genera energia e provoca nelle canzoni la contaminazione, però in realtà Nell'attimo, rifacendomi al discorso che diceva lui, è anche tra le mie preferite, ti dirò la verità, è stata composta con molta semplicità insieme a Ghigo, anche come tanti altri pezzi che mi ricordo di questo album, sono nati all'inizio nella composizione in maniera molto fluida, uno di questi è Nell'attimo. Anche veloce oltretutto. Sì, infatti. E mi piace l'idea che alla fine nel percorso di ognuno di noi ci sia un momento dove, almeno questo a me è accaduto,
cambia completamente l'assetto, cioè tutto quello in cui credevi, le cose in cui riponevi fiducia, il te stesso che ti permetteva di muoverti con equilibrio all'interno della tua vita, improvvisamente subisce uno scossone, causa maturazione o causa tante altre cose, e hai una sottospecie, per utilizzare un termine vicino a un argomento che mi sta intrigando ultimamente, di quale fra l'altro anche Gianlu è molto ferrato, cioè il Tao, questi orientalismi, queste situazioni molto interessanti, praticamente il Satori, cioè l'illuminazione, quel momento dove tutto ti è chiaro. E usare la metafora del naufrago, quindi che vaga attraverso l'acqua, che vaga per cercare una sponda, una deriva, mi sembrava l'idea più idonea. E con Ghigo musicalmente penso l'abbiamo resa in maniera molto forte, ci piace molto questo pezzo. Bene, grazie a te per la tua domanda. Invece mi hanno richiesto due canzoni, ovvero Il Branco. Che bella la canzone Il Branco, perché Il Branco picchia duro, insomma, quando si è nel branco si è più protetti, sì. Ma si è anche più esposti. E poi Ruggine, nella quale, per chi ha ascoltato l'album originale, lasciandolo scorrere, a un certo punto c'è pure una remix così. Una ghost track che è stata sviluppata grazie a un'idea di Mastro Sinusoide, che lì dietro c'è Gianlu sempre, e il nostro tecnico, che è il nostro Ben, l'uomo nero in tutti e due i sensi, che dov'è Ben? Ah, era nascosto, che hanno sviluppato questa cosa, poi con Ghigo si sono messi a scomunicarsi fra di loro e hanno fatto un bel esperimento. Scomunicatevi anche per noi allora, cioè nel senso che noi vorremmo avere il piacere dall'album Insidia di sentire per la prima volta live, mi alzo anch'io, e adesso però vi do il tempo di prendere posto, le due canzoni che il pubblico di Radio Italia e Viditalia ci ha richiesto, ovvero Il Branco e Ruggine, il FIVA dall'album Insidia. We'll be right back.
Viva! Diretta a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia, solo musica italiana. Prego, prego, continuate il vostro applauso. Ci presentano dal vivo in Silvia il loro nuovo CD. Ottima idea per chi regala rock in occasione del Natale. Riprendo posizione sul mio zoccolo duro, eccolo qua. Chi vuole venire? Perché non viene? Vieni un po' tu. Chissà. Oh, Gianni, accomodati. Senti, ci sono delle domande curiose, perché da parte del vostro pubblico, che più che telefonare preferisce mandare email, si vede che sono tecnologicamente molto evoluti, o li avete viziati con la vostra passione di internet? Ma guarda, noi sicuramente siamo molto appassionati di internet, beh, per vari motivi, insomma, ognuno poi ha i suoi argomenti di internet preferiti. So, però... che Gianmarco visita appunto certi siti un po' particolari. Non... Lo fa, donne lo nude, fa. Così, però ognuno ha i suoi gusti. Tu sei più appassionato di musica, di anche organizzazione della musica elettronica. Sì, io infatti mi sto lì che maneggio questo mostro che si chiama computer. E sembra un po' strano averlo sul palco, però insomma noi l'abbiamo voluto mostrare chiaramente, e utilizziamo anche delle sequenze. Beh, credo che sia una delle cose più importanti di questo progetto, che è poi un CD,
ovvero Insidia, l'utilizzo graduale inserito nel rock, quindi oltre a basso, chitarra, batteria, anche di tutto ciò che l'elettronica può dare in giusta dose, in giusta misura, per un viaggio, un percorso nella vostra nuova musica. Sì, io credo questo, che la chitarra elettrica negli anni 50 è stato forse lo strumento più rivoluzionario che si potesse creare, perché insomma si poteva ottenere dei suoni incredibili e quindi apriva un po' la mente, io credo, perché insomma prima la musica era fatta solo di strumenti acustici, per cui l'elettronica già lì poteva sembrare strana, invece poi ora è normale. Io credo che la macchina, cioè il computer, sia più o meno la stessa cosa, forse molto più complesso, però è comunque uno strumento rivoluzionario, in quanto se uno ha la creatività sufficiente a dominarlo si possono ottenere delle cose che prima non potevano essere ottenute. Senti, secondo te, innanzitutto molti mi dicono di chiedere a te e a Gianmarco che cosa vuol dire essere Litfiba per voi. Ma dunque, per me diciamo che è stato un onore far parte di questo progetto all'inizio, perché chiaramente il nome enorme si fa sentire, però il fatto poi di essere anche coinvolto più profondamente, quindi con la composizione dei brani, in realtà poi mi fa sentire la cosa molto naturale, ecco, cioè non ci sono fantasmi del passato. E secondo te che cosa vuol dire? No, sentiamo anche Gianmarco, già che si è liberato della prigione batteria. Giamma, che ha una nutrita serie di soprannomi. Ciao. Gianghigo, Giamma, sì, eccetera, sì, eccetera. Per te cosa vuol dire essere Litfiba? Una bella domanda. Io sono l'ultimo. Però, è un po' distratto. Sì, me l'hanno già fatta tutti. No, era di là nascosto nella gabbia, visto. Ah, ho capito. Prego. Ma è un po' una condivisione di modo di suonare, dell'approccio allo strumento. Ecco, io condivido volentieri questo modo di suonare. Ti piace questo mondo? C'è qualcuno che lo definisce il rock senza compromessi, quello dei Litfiba, così dice Salvo Gladiato da Caltanissetta, che ha mandato questa bella email per voi. Che cos'è il rock senza compromessi? Rock senza compromessi può essere anche inteso in fase di composizione, no? Di testi, per esempio quando Capo scrive, non è che deve scrivere un testo per un determinato arrangiamento, per una canzone. Anche questo può essere rock senza compromessi, cioè avere un'idea, un tema di cui parlare e non applicarlo a una canzone piuttosto che l'altra, ecco, cioè sentirselo dentro e esprimerlo come sì, viene. Secondo te sei d'accordo? Sì, ho l'idea anche che forse il senza compromessi viene fuori perché noi anche viviamo con noi stessi senza compromessi, cioè cerchiamo di non nasconderci dietro strane maschere o muri di difesa, cioè noi per primi con noi stessi ci comportiamo dicendoci se possibile la verità, quindi poi nella composizione viene spontanea. Poi credo che il rock sia anche un po' questo, cioè un modo di porsi nei confronti delle cose, no? Quindi senza difese, cioè buttandosi a volte un po' alla pazza. Una filosofia quindi anche di vita? Ora beh, una filosofia di vita, sì, si può dire. Ora io come per filosofia di vita intendo cose più, qualcosa di più ancora profondo. Più profondo, però ci si avvicina, può essere un veicolo. Bene, mi fa piacere. C'è anche chi ci chiede quali sono gli strumenti che usate. Probabilmente sono delle band che vogliono sapere che tipo di basso usi, che tipo di chitarra suona Ghigo, che gargarismi fa Cabo. No, scherzo, naturalmente. Non so se vuoi parlare un po' anche di strumenti, di musica, o se vuoi tu venire qui a parlare di gargarismi. Vedete un po' voi, insomma. Tu che basso usi? Ma dunque, io ho una serie di bassi. Adesso sto usando un Padulla. Di la verità, mi fai tu dire? I bassi, perché non l'ho mai visti così. 6 corde, 5 corde, suonano, fanno dei muggiti strani, cioè dei pedali che non si vedono nemmeno, non lo so, è un uomo strano. Sono restio a svelare certi segreti. C'è una signora, non possiamo inquadrarla, però possiamo annunciare che c'è una telefonata per il Litfiba poco prima della pausa pubblicitaria. Pronto, chi parla? Ciao, sono Mario dalla provincia di Teramo, fermo per gli amici del Lit Forum.
Abbiamo capito che sei Mario. Sì. Ma non ho capito, per gli amici dei Litfiba, come ti fai chiamare? S-A-M, Sam. Ah, Sam, ho capito. Un applauso a Sam, allora. Cosa vuoi chiedere a Litfiba e a chi vuoi rivolgere la tua domanda? Allora, innanzitutto volevo curiosare un po' del passato di Cabo e sapere ai. Che cosa si occupava più o meno prima di entrare a far parte di Litfiba. Di cosa mi occupavo? Curiosiamo nel tuo passato. Di tante cose, comunque diciamo. Non rispondere che... come Bossi, cioè no. Rispondi una cosa precisa che sia vera. Quando chiedono a Bossi allora, dove prima non si capisce dunque, mai niente. Allora, la mia passione è sempre stata la musica e questo vabbè già si sapeva, con suono da quando ero piccino. Per mantenermi, perché chiaramente la musica purtroppo non mantiene granché all'inizio, lavoravo in radio, facevo programmi rock, grazie a Dio, perché mi permettevano di mettere quel tipo di musica, mi mantenevo in questo modo, lavoravo nei computer, ho fatto parecchi anni come programmatore analista e sistemista presso l'IBM e la Programma Nord, dopodiché componevo in una piccola casetta in campagna, perché chiaramente quando fai musica fai casino, è inevitabile che devi avere un posto isolato, e non c'era niente, c'era la stanza. Infatti il bagno era il grande bagno, cioè uscivi e ti dirigevi dove la nebbia non indicava. E talvolta si incontrava Ghigo. Scusa, parla nei microfoni, sennò non si sentono a casa. Talvolta però. Vabbè, e poi praticamente componevo lì all'interno con un computer, facevo le mie tracce, quindi facevo la chitarra, la voce, la batteria, le tastiere, no? Tutte in singolo. Poi il computer le suonava insieme, quindi... E poi in una data, a Mondi Sommersi Tour, quando c'avevi un altro cantante, non mi ricordo chi era adesso in questo momento, però ti verrà in mente, ho dato una cassetta a Ghigo, piacque, ci conoscemmo e dovevamo fare qualcosa insieme, dopodiché quel qualcosa è diventato questo, io sono veramente felice e onorato di potervi partecipare al grande progetto Litfiba. Bene, precise risposte. Grazie, a risentirci a presto, tanti auguri anche a te. Dicevi, Ghigo, che volevi parlare di chitarre. Che chitarre usi? Ma normalmente, ultimamente, uso Fender Stratocaster. La roba fresca? Sì, ogni tanto le Gibson. Ah, ogni roba sempre più fresca? Ma tanto sono solo quelle le belle. Quindi... La tradizione è quella. E adesso, perché non ci suonate Oceano, magari dal vostro album Insidia, con le chitarre che volete, con gli strumenti che volete, purché sia il mondo Litfiba che il pubblico chiede da casa e anche dall'auditorium. Pronti? Posso andarmene? Vi lascio con i Litfiba e con la loro nuova musica italiana. Radio Italia e Vita Italia, solo musica italiana. L'oceano così denso e profondo, le onde sono i suoi sogni, lui è il padrone del mondo. Io vedo l'oceano, misteriosa e profonda, tu cambi sempre la forma, nuotandomi.
pura e splendida. Il tuo respiro si allunga come feroce rimpianto. Nel sogno mi perderò. Io rivivo tutto di noi e impazzirò. La musica italiana dei Litfiba in diretta a Radio Italia, Vida Italia, solo musica italiana. C'è un momento di pubblicità, ma noi torniamo subito con Insidia, il loro nuovo CD dal vivo qui. A fra pochissimo. Hai visto quante mail di io per il FIVA in diretta a Radio Italia? Buonasera a coloro che fossero arrivati solo adesso dinanzi alla teleschermo o all'apparecchio radio, magari anche in automobile. Ci sono il FIVA e Insidia, il loro nuovo album, un progetto che li porterà per tutto il 2002 a suonare in giro per l'Italia e per l'Europa. A proposito, caro Ghigo, senti un po' cosa dice questo e mail che è arrivata qui a diretta@raditalia.it.
Era l'8 dicembre 1980 quando i Litfiba debuttavano alla Rocktech a Brighton. Oggi, a distanza di 21 anni esatti, sono qui con Insidia a dimostrare che l'anima del rock in Italia sono e sono sempre stati e sempre saranno loro. Lunga vita rock italiano, eterna vita Elite FIBA. Un grande saluto in bocca al lupo per il tour a Ghigo, Cabo, Ianlu, Giamma e Sabion. Grazie di esistere. Quando verrete in Puglia, questo lo sapremo dopo, però mi piace l'idea che vi seguano dall'80, cioè proprio da sempre. Sì. Ma era vero, è vero che avete debuttato lì? Sì, era Rockotech a Brighton, me lo ricordo ancora quel concerto, il primo concerto ufficiale dell'Elite FIBA. Eri emozionato? Ma in realtà sì, un pochino sì, ma io sono un po' particolare. Io prima del concerto dormo, quindi se... Assolutamente dormo. L'importante è che tu non dorma durante il concerto, no, quello ti svegli. È quello, ma quando salgo sul palco normalmente spunta fuori il mio Mr. Hyde. Ciao, sono Davide da Trapani, non io naturalmente, ma la persona che ti ha scritto. Nickname Dr. M. Scrivo per proporre alcune mie domande di FIBA. Volevo sapere a Ghigo perché durante i live cambia a seconda dei brani chitarra, e inoltre vorrei sapere se nella data alfa ha utilizzato solo Fender oppure se ha utilizzato anche le Gibson. Vedi che di chitarre vogliono sempre parlare i rockers che amano appunto la vostra musica. L'altra domanda invece riguarda i due brani per me migliori dell'album, cioè Nell'attimo e Invisibile. Vorrei sapere qual è il significato preciso di questi brani e in particolar modo vorrei conoscere se in Invisibile il tema centrale sia la morte. Qualche informazione sul prossimo tour la troverai su internet a gennaio. C'è qua Ghigo, può risponderti. Voglio, volentieri. In realtà in questo sono un'anima in pena, perché uso sia Fender sia Gibson. Vabbè, l'altra volta l'altra data alfa ho usato due. Scusa, per coloro che magari fossero un po' distratti, che cos'è stata la data alfa? È un'altra cosa che abbiamo fatto qualche giorno fa. Su Marte? No. Su Marte, sì. Ah, su Marte, sì. Su Marte, su Marte. Poi la Beta invece è venuta dopo. Sì, chiaramente. E poi c'è la Gamma. Gamma, Delta, Charlie, bravo, sì, Aere. Sì. Vabbè, abbiamo capito, no, tutti, stasera... no? È inutile entrare nel dettaglio. Prego, procedi pure. No, nei limiti del possibile cerco di usare più chitarre e amplificatori possibile per avere più varietà sonora. Però spesso e volentieri poi mi sfaccio un casino bestia e alla fine mi ritrovo sempre a usare una chitarra e un amplificatore, quindi... L'altra volta ho usato due amplificatori diversi con una Fender, stasera invece è diverso, un amplificatore con una Fender e una Gibson, anche perché se no ci si annoia, si è fatto le serie diverso, quindi... Senti, vedo che sono arrivate le telefonate, ma prima volevo dare la parola al pubblico perché c'è un tuo grandissimo fan proprio di fianco a Giulia. Vabbè, a questo punto lo presenti tu direttamente. No, credo che si presenti da solo, quindi gli cedo il microfono. Ciao, sono un tuo fan. Senti, volevo farti una domanda. Io l'ho già vista da qualche parte a lei comunque. Ai concerti. È strano, perché io prima non ti sopportavo, poi insomma, vabbè. Comunque, insomma, senti, ti volevo chiedere una cosa, Ghigo. Tu che cosa fai prima di salire sul palco? Perché me lo sono sempre chiesto, perché fonti certe mi dicono, tu ti stendi e ti riai 5 minuti prima. Che cosa fai? Ma normalmente io ognuno penso che ognuno ha bisogno di trovare la sua concentrazione, e penso che ognuno la sua concentrazione se la trovi come vuole. C'è chi saltella nervosamente di qui e di là, chi si mette a fare yoga, chi invece come me che se può trova un divano e si stende, cioè, e si fa una sana russata, cioè. Tu ti concentri riposandoti. E normalmente più dormo prima più sono cattivo e violento sul palco. Dio, invece che cosa fa Cabo, quello che canta con voi, prima, un attimo prima di salire sul palco di solito? Ma dipende, è cambiato strada facendo. Mi ricordo il primo concerto era in fibrillazione totale. Il primo concerto che ha fatto. Sta cercando di scappare perché poi. No, ora è più rilassato, sì, anche lui cerca di medita. È più sereno, dice adesso. Più sereno, sì. Sentiamo il pubblico, pronto chi parla? Pronto, ciao. Ciao a te, come ti chiami? Sono Marco da Palermo. Da Palermo, ci stai guardando o ascoltando? Ascoltando. E allora ti salutiamo anche con la mano lo stesso. Ciao, grazie, ciao a tutti i figli e a tutti i ragazzi che sono lì. Allora, io volevo chiedere a tutti, a Capo, Ghigo, tutti, è presente, che emozioni provano quando entrano a casa e vedono la chitarra appoggiata al muro e vogliono prenderla, non so, per cominciare a suonare? Che emozioni provano prima di cominciare a suonare?
prima di cominciare a suonare? Sì, 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 cioè nel momento prima, quando siete vicini alla chitarra, proprio volete prendere. Quando stacchi prendere la chitarra dal muro, dove sì, tu le appese al muro, no? So, le no, no, io ci scampi, io sono molto preciso in queste cose. Custodie? Le mie chitarre le custodie, ah, anche perché io sono molto feticista delle mie chitarre, gli voglio tanto bene, le tratto con tutto me, cioè, le tratto bene. Se adesso non entriamo nei dettagli, che, qual è l'emozione poco prima di salire, al di là del pisolino e di altre scaramanzie? Ma no, più che altro cerco di rilassarmi, poi prima di salire avviene in me una, cioè è difficile spiegarlo, anche perché penso che ognuno ci abbia un'emozione diversa. A me viene una trasformazione normalmente, perché sono normalmente sono una persona tranquilla e rilassata, però quando salgo sul palco divento, non dico nevrotico, però divento veramente molto aggressivo, e avviene in me questa trasformazione. Soddisfatto? Rimborsato. Ciao, grazie, a risentirci, a presto. Diamo sempre la doppia opzione, prego. No, conoscendo il fan che ha fatto la domanda a Ghigo, l'ho fatta per questo, perché la mia prima data, che immaginatevi come potevo stare, primo concerto, guardo Ghigo e vedo, prenderò ispirazione da lui, e vedo che è steso, tranquillo. Cioè immaginatevi me, no? Mezz'ora prima del concerto, dico, sapevo dove battere il capo. Lui era lì tranquillo, steso, dico, ma che fai? Mi fa, mi preparo per il concerto. Ed è vero, lui più si rilassa steso, più va sul, cioè, sul palco lo spacca proprio. Infatti, prima volta dicevo, ma come fa? Mi ricordo, insegnami. La prima data che ti ho anche calpestato la giacca. Sì, sì, vero. Io ero arrivato con la mia giacchettina, capito? Stirata, no? Tutta preparata. Ma guardato, fa, bellina quella giacchina, dove ci vai? Dico, no, questa la volevo mettere. Ah, te la preparo? Ci ha fatto un passo doble e effettivamente era meglio. Mentre invece vogliamo complimentarci col tuo stilista, puoi alzarti un attimo a favore degli amici che guardano Video Italia. Questo è un look, scusa Ghigo, notavo questo look particolarmente orientale. Qual è la provenienza esatta di queste bracche? Dunque, questa è un'akama che si utilizza in vari arti marziali, come ad esempio l'aikido, oppure il tiro con l'arco, oppure nel kendo, che è poi la disciplina che io pratico. Compratevi la parabola, non sapete cosa vi siete persi, amici che seguite solo Radio Italia e non Video Italia. Un'altra telefonata, poi musica. Pronto, chi parla? Pronto, sono Diego da Napoli. Ciao Napoli, ciao Diego. Ciao, io sono forse un po' più conosciuto come il Verrino Maledetto tra i fan, cose. Saluto tutto il fan club. Il fan club. No, tu Io sono il Verrino Maledetto. Il Verrino Maledetto. Il Verrino è quel bell'animaletto che compare in copertina in CD. Cioè questo praticamente? Sì, infatti, io non mi sto qua, sto per radio, quindi non... Sì, sfidati. Volevo cioè, dire... Sono un Verrino, confermo. Gatto selvatico. Ciao, pescatore. Ciao. Niente, volevo chiedere a Ghigo, siccome lui quando prepari live rivisita molto gli arrangiamenti delle canzoni vecchie, guardando la storia del live di Nitsiba ce ne possiamo accorgere. Per il prossimo tour, in che chiave voleva fare gli arrangiamenti per le canzoni queste di Nitsiba e anche quelle vecchie? Premetto che nel prossimo tour, che partirà da gennaio, di canzoni vecchie ce ne saranno abbastanza. Anche, pensiamo di faremo sicuramente tutto il disco Insidia, e poi faremo da Elettro Macumba fino ad arrivare a Desaparecido, 2-3 brani per ogni disco. Forse con un pochino più di attenzione verso i brani tipo di 17 Re, Litiba 3, e soprattutto di 17 Re, anche perché trovo quel disco abbastanza simile, non dico stilisticamente, scusa, ma come viaggia questo disco. Intanto, che cosa vi state dicendo voi? Si sta parlando il leader di Litiba storico, e voi qui dialogate. Perché c'è stato, Ghigo, mi guarda e mi fa, farete tutti i brani degli album? Beh, sì, anche da infinito. Un po' di paura. E gli ho detto no. Onestamente, no, penso sia l'unico escluso. Il pubblico a casa ha diritto di sapere. Prego, Ghigo, prosegui. Ma non lo so, l'esigenza di riarrangiare, bene o male, la band è sempre in continua evoluzione. E poi io sono una persona, e di questo sono contento che anche loro mi seguano a ruota,
che mi stufo abbastanza velocemente di fare sempre le cose nel solito modo. Succede spesso e volentieri che anche per dire durante un tour una canzone all'inizio del tour suona in un modo, alla fine del tour suona diversa. Succede spesso e succederà sempre, mi auguro che succeda sempre. Quindi ogni tournée nuova noi riarrangiamo completamente i brani. Per esempio, senza Rete e Cuore di Vetro, che ci hanno richiesto, oggi le suonano così. Chissà nel tour che parte da gennaio, ma adesso senza le suonate Rete, così? Così le suoniamo. Grazie, ciao Diego, ciao Napoli. Tolgo il disturbo e vi lascio con la musica italiana dal vivo dei Litfiba, rock italiano a Radio Italia e a Vida Italia, solo musica italiana. Vibro,
sogni. Io la vedo ballare, ballare, mentre il mondo intorno scompare. L'acqua di lunga vita, io la voglio bere, bere, bere mentre il mondo scompare. E mi sento di vetro, trasparente come il mare, perché un cuore di vetro scompare. E mi sento di vetro, trasparente come il mare, perché il cuore di vetro e tutto mi fa tentare. La musica italiana dell'Itfiva, protagonista all'Auditorium di Radio Italia, in diretta su Radio Italia e Vita Italia, solo musica italiana. Vedo che si accendono le luci del telefono, ovvero lo 02-2544-4222. Vediamo di chi si tratta. Pronto, chi parla? Ciao, sono Santo da Napoli. Ciao Santo, ciao Napoli. Saluto tutti gli Itfiva e tutti i grandi fan che sono lì. Ciao. Senti che bella risposta che ti danno. Allora, volevo fare una domanda in particolare a Capo e chiedere cosa diceva, cioè cosa bisbiglia all'inizio di Invisibile.
Una bella domanda questa. E non dire che mi guardi, ha fatto la domanda a te, mica a me. Se no, ma si parlava di queste cose giusto a cena. È neghi? Vero. No, lasciami da no, solo. No, io non nego, per l'amor di Dio, però la domanda l'ha fatta a te. Allora, ti dico, all'inizio di Invisibile, bisbiglio un fraseggio che c'è scritto su l'enciclopedia dell'Occultique, che è un'enciclopedia uscita nel 1500 rotti, dove c'è una citazione particolare. Però è semplicemente perché mi piaceva il suono che faceva, mi piaceva l'ambito in cui l'andava a fare. Invisibile è un pezzo che racconta un po' in maniera ironica queste cose, scherziamo con la parte oscura, con la parte nascosta, e quindi mi sembrava interessante inserirlo. Sdrammatizzo perché sai, sembra che uno abbia detto chissà che cosa, poi... Cosa curiosa, quindi l'ho chiesto. E poi c'era un'altra domanda, magari a Ghigo. Allora, se c'erano canzoni che sono state escluse dall'album, Insidia? Sì, come sempre, succede in tutti i dischi, più o meno. Non è una chicca, qualche titolo? Com'è? Non è che si possa avere qualche titolo come chicca? No, ma spesso e volentieri... I titoli li decidiamo spesso e volentieri prima che esca il disco, quindi no, non, queste cose c'hanno soltanto dei titoli fittizi che gli diamo noi giusto per noi e basta. No, era una semplice domanda da collezionista. Sì, sì, infatti. Troverai e poi... lo so cosa vorrebbero i collezionisti, vorrebbero la copia. La copia delle canzoni che non sono state fatte, ma se non le ha fatte avranno avuto un buon motivo, no? Magari erano meno belle di queste. No, non è vero, non è vero. No. Posso dire che... Ma ci sono delle belle escluse di solito? Succede, posso dire per esempio in un disco nostro Mondi Sommersi c'era una canzone che era Ritmo 2 che era stata fatta sette anni prima, quindi... Ah, ho capito, quindi solo si mettono in un cassetto e si aspetta. In quel momento storico non era adatta al tipo di disco stavi facendo, a volte magari fai delle canzoni che non sono adatte al tipo di disco che stai facendo, non che siano più belle o più brutte. Certo, quindi è solo una questione di coerenza con i tempi. Sì. Grazie Santo. Prego, a risentirci, a presto, un saluto. Ciao, anche grande, a te, tanti auguri. A Napoli. Ciao Santo. E noi veniamo a Napoli, anzi andiamo su, no, andiamo più tardi, è da gennaio il vostro tour. Pronto, chi parla? Ciao, sono Black. Ciao. Intanto volevo salutare il Fibba, fargli complimenti per Insidia. Grazie. Volevo sapere da Cabo che cosa ha provato nella data alfa dopo tanto tempo passato in studio, in sala prove per comporre e registrare il nuovo disco, cosa ha provato a rivedere dopo tanto tempo i fan. Umberto, hai proprio ragione, che cosa hai provato a rivedere dopo tanto tempo i fan? Quasi, è stato talmente scioccante all'inizio che diventa difficile ricordarne i particolari. Ti ricordi un vento, ti ricordi un'ondata di energia che ti percorre e ti rendi conto dopo il terzo, il quarto pezzo, bene chi sei, dove sei, quali note stavi suonando, se il tuo amplificatore è acceso e compagnia bella. Però è talmente la gioia e l'adrenalina che ti arriva che non so come dire, poi specialmente la data alfa che abbiamo spiegato, sì, prima, no? Dettagliatamente, ecco. Non ha capito niente nessuno, ma va bene. Allora, rapidamente, la data alfa è una data che abbiamo fatto, che non è una data del tour, quindi una data definitiva, è una data fatta apposta per un evento. Quindi era tipo questo, insomma. Tipo questo, esatto. Capito. E viene chiamata radio, data beta. Beta. Esatto. No, io, dunque, per dire che è incompleta. Io, quindi io sarei età beta, secondo no. te. Comunque la data beta. Va bene. Comunque Umberto è quello che necessitiamo, come abbiamo ripetere io Ghigo, le parti più belle di questo fare, di questo vivere in maniera Litfiba è proprio il creare le canzoni, quindi il mettersi a comporre, la composizione e il live. Sono i due estremi che ti danno le emozioni più forti. Nel mezzo sono necessarie le cose da fare, è chiaro, magari metterti lì, però... I due estremi sono le cose che più ci mancano e più nelle quali più abbiamo bisogno, quindi live un'elettricità terrificante. La sto smaltendo ancora adesso, Umberto. Grazie Umberto, ciao, a risentirci, a presto e complimenti. Prima di dare la parola a Giulia, volevo leggere questa email che arriva dall'Egitto. Ciao, mi chiamo Karim, ho 14 anni e sono italo-egiziano. Vivo in Egitto a Sharm el Sheikh, io e la mamma siamo patiti dei Litfiba e non vediamo l'ora di tornare in Italia per le vacanze per acquistare Insidia.
Complimenti a Elite Fiba, spero leggerete la mia email. Fatto, Karim. Volevo ricordare a te e a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano, battete pure le mani a Karim, intanto io non taccio nemmeno se sparate. Dicevo, volevo ricordare a voi tutti che sul sito internet di Radio Italia, ovvero www.radioitalia.it, c'è una vetrina virtuale per comprare tutti i dischi italiani da ogni parte del mondo al prezzo che vengono venduti anche in Italia, quindi senza maggiorazioni. Per cui noi vi aspettiamo in Italia molto volentieri, ma se volete avere prima insidia cercatelo e compratelo attraverso il sito di Radio Italia, solo musica italiana. Una domanda dal pubblico, Giulia? La conturbante Giulia ha una domanda per noi. Senti, tu mi metti in imbarazzo, quindi io cedo il microfono a Paolino e basta, evito di parlare che è meglio. Ciao, innanzitutto un saluto dalla mililista di Guerra nel Silenzio. Grazie Paolino. E poi avrei due domande. La prima era abbastanza simile a quella che ha fatto Diego da Napoli ed era, vi volevo chiedere se c'era una logica o un criterio nella scelta dei brani vecchi che suonate in questo tour o nei tour in genere, che tipo di accoppiamento c'è? E la seconda è il peso dell'attualità o del sociale nella vostra musica o nei vostri testi. Allora, tutte e due hanno lo stesso peso che ha Insidia su di noi, cioè nel senso tutto quello che in questo momento ci ha reso così si riversa in quello che tu fai. Nella scelta dei pezzi vecchi anche questa deve esserci un certo feeling coi testi, chiaramente, perché tu non è che vai canti quello che non senti. Se un testo rispecchia alcune emozioni che intendiamo, che intendo fare, trasmettere, dare, e mi sento in grado di farlo, a quel punto lo faccio volentieri. E di conseguenza devono rispettare dei canoni di arrangiamento, dei canoni di attualità, per essere in linea con quello che a oggi noi chiamiamo il nostro confine momentaneo, dove la nostra musica è arrivata, che è Insidia. Questa è un po' la visione. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, poi c'è da dire in ogni caso che questi brani, a parte me, però ci sono anche musicisti diversi, tipo Giallo, vabbè, a parte Capo che deve cantare dei brani che non ha scritto lui. E chiaramente ognuno mette la sua sensibilità nel suonarli, quindi è chiaro che vengono diversi, e vengono in un modo diverso. Senti che belle mail che è arrivate, il rock italiano è tornato grazie a Tiba. Beh, insomma, bello, no? Un bel complimento. Poi invece c'è un'altra mail che arriva da Stoccarda, mandiamo un saluto a tutti gli italiani che ci ascoltano e chiamano la musica italiana, tutta la musica italiana, vivendo e lavorando all'estero. A questo punto, cari amici di FIBA, io non ho ancora sentito benissimo tutto Insidia, ma mi piacerebbe avere una bella elettromacumba. E la facciamo? È possibile? Ebbene, accontentiamoli allora. Il FIBA dal vivo. Date a me tutti gli attrezzi che non vi servono per suonare qui all'auditorium di Radio Italia e Vid Italia. Solo musica italiana. La pena all'uomo e l'errore.
tutto quello che hai. La musica italiana dei Litfiba dal vivo. Scusate, sono venuto sul palco un po' perché sono andato a ritirare nuove mail, ma perché ho visto degli strumenti strani qui, volevo delucidazioni. Cos'era quel questo flauto dillo tu, che cos'è? Allora, dunque, questo che in questo momento hai al collo, sì? Sono delle campanelline scaccia spiriti. Meno male. scacciamoli. Invece il sifulotto, cioè questo strumento qui è... Mentre questo è un flauto traverso boliviano, anche sì, meraviglia. E quando hai imparato a suonarlo? Ma tu devi sapere che io faccio il collezionista di strumenti. Ah sì? E quindi alcuni di questi mi dedico anche a suonarli. Che meraviglia, guarda, l'emozione è tale che mi siedo. Questo lo tengo perché... Dicono che sono suonato, almeno hanno ragione adesso, no? Così suono e non ho problemi. E porgo invece Litfiba questa telefonata in attesa sulla linea 1. Pronto, chi parla? Ciao, sono Fabio da Padova. Ciao Fabio, ciao Padova. Ciao, Falux per gli amici del Litforum. Volevo fare questa domanda. Prima hanno chiesto come si sentono loro sopra il palco a vedere noi fan scatenarsi, ma loro come erano quando erano più giovani e magari erano loro sotto il palco a saltare e pogare sotto il loro Gigo, apri preferiti. L'album dei ricordi. Io? Gigo bambino, ai concerti bambini, si trovava sempre, io sono un po' pante, a ridosso del palco di quali artisti? Qual è il primo concerto che hai visto? Primo concerto mi sembra i Deep Purple. Il Papa? Il Deep Purple. Ah, scusa, sai perché qua suonano i campanelli. Presento la band, si chiamava Deep Purple. Ma io ho cominciato la mia carriera tipo all'età di 13 anni suonando con la scopa davanti allo specchio, quindi... Chissà che pubblico, la mamma, la zia. Sì, infatti. Poi vabbè, il primo concerto che ho visto mi sembra fosse di Purple al Palasport di Genova. Qual era l'emozione del fan? Cioè, tu ti scatenavi, sentivi già le buone energie del rock anche dalla platea? No, cioè sì, mi piaceva sicuramente, anche se io non sono mai stato di nessuna band un fan scatenato, perché anche quando andavo a vedere i concerti non stavo mai nella calca, cercavo sempre di mettermi sotto il chitarrista perché passavo il tempo a guardare il chitarrista. Volevi già imparare il mestiere, insomma. E i mestieri si sa, si rubano. È così. Guardando si impara.
Grazie, sei soddisfatto? Sì, sì, volevo salutare la mamma del San che è lì a vedervi. Volevo salutare tutti di Civa e tutti quanti quelli che ci seguono. Beh, saluti alla mamma allora e saluti di Civa che sono qua. Grazie, ciao. Ciao. Senti, qui c'è una formale richiesta da parte di Sbigo, che sarà un altro dei nomignoli che si danno i vostri fan su internet. Che hanno una fantasia di se no non sarebbero spettacolare. Fan. Scusa, la fantasia dei fan. Vi volevo pregare di venire a fare una data dal prossimo tour a Terni, visto che sono 10 anni che non venite nella mia città. E chissà, magari questa è la volta buona. Prendi nota, mi raccomando. Sì, sì, sicuramente. Poi c'è lo sportello degli acquisti, lo chiamo così, i consigli per gli acquisti, perché naturalmente... domande per voi su dischi, siccome io dico sempre Ghigo, regalate a Natale CD e libri, perché sono emozioni che vanno ben oltre e poi fanno del bene a tante cose, non solo al regalo e al pacchetto ma anche al contenuto. E allora qui chiedono i tuoi consigli e anche quelli di Cabo per regalare dei dischi a Natale. Qual è l'ultimo che hai acquistato e cosa ci puoi consigliare? Cabo, ci sei? Eccoti. Ma consiglio qua. Io ho scoperto una band ultimamente che non avevo mai molto considerato, però l'ho scoperta e mi piace moltissimo. Una band tedesca di rock abbastanza peso, si chiamano i Rammstein. Consiglio l'acquisto dell'ultimissimo disco dei Rammstein. Facciamo fare un consiglio anche a Cabo, se no non canta più e noi abbiamo ancora tante richieste. Ah, guarda, io dipende, io c'è spazio volentieri perché mi piace esplorare. L'ultimo che ho preso sono i Capricci di Paganini, di Itzhak Perlman. Bello. Bene, bene, mi fa piacere, generi diversi, musica italiana, musica internazionale. Volevo chiedere al grande Ghigo, questo si chiama, anche qui che i nomi, ragazzi miei, Mickey Rock dell'Irkutsk. Del canale chat, è uno dei ragazzi del canale del chat che salutiamo, IRC, la chat ufficiale. Ciao. Di FIBA. Volevo chiedere al grande Ghigo qual è stato il suo primo disco rock che ha comprato. Il secondo disco dei Black Sabbath. Senti, tu dischi, cosa consigli? Guarda, io consiglierei una band che forse è poco conosciuta, che si chiamano Apocalittica, e sono un quartetto di violoncelli che fanno musica praticamente rock. Bene, se vuoi consigliare anche un libro. Ce lo dici dopo? Moby Dick. Ah, beh, beh, bellissimo. Io sto Melville. Faccio pubblicità. Vero, t'ho visto leggere ultimamente. E lo sta leggendo e quindi lo reclamizza anche nel tour. Se vi piacciono le storie di cavalieri, di quelli proprio dell'anno 1000, vi consiglio I Sotterranei del Cielo di Cuomo. Veramente un bel viaggio intorno ai riti cavallereschi, molto bello. Giulia, l'affascinante Giulia ha un'altra domanda dal pubblico, poi faremo musica naturalmente. Io però volevo dirti una cosa, Franco, sono molto invidiosa di te in questo momento per quelle campane che porti al collo. Voi suonate le vostre trombe e noi suoneremo le nostre campane, lo disse Pier Caponi, giusto? Davvero. Questa è cultura, cara Giulia. Va bene. Procedi. C'è Capo che nel frattempo si è ribaltato. Io non... sentiti responsabili di questa cosa. Comunque, scusate che ho un aneddoto di Ghigo, non me lo posso perdere. Allora, prego. Devi sapere che... tu puoi restare svenuto pure. La prima sala prove. Sì. Allora, la prima sala prove che abbiamo avuta in Via De Bardi, che è durata per più di 10 anni, la famosa mitica sala prove in Via De Bardi, chi mi affittava la sala prove era proprio l'antenato di Pier Capponi. Ma non lui, insomma, il pronipote. Era il conte Capponi, sì, pronipote. Perché conte, l'antenato di Pier Capponi avrà 3200 anni. Sì, sì, vabbè, il pronipote. Se è sordo, non sente il rock, va a affittare la sala prove allora. Ho fatto l'incontrario. Sì, sì, era il pronipote di Pier Capponi. Vedi che tutto si lega poi, sì, nella, sì, vita. Ti sei risvegliato? Conte Cappone Canigiani. Grazie, senti, puoi rianimarlo intanto che c'è una domanda dal pubblico? Sì, ora gli faccio un massaggio cardiaco di quelli... pensaci tu. Prego, Giulia. Sempre un amico in chat che ha un nome che è... aspetta che lo faccio dire a lui. Litfibo 82. Beh, era facile, potevamo dirlo anche noi. Procedi, Litfibo allora, 82. Sarebbe una domanda per Giamma e per Gianlu, però poi potete rispondere. Vai. Allora... chiamatelo. Visti i precedenti di cover, penso a Malavida del recente Elettro Tour, anche a Roide. Avete mai pensato di
proporre qualcosa delle vostre precedenti band, nell'insidiatour, ma eventualmente nel tour dell'altro disco, se vi interesserebbe l'idea. Ma senti, io che noi tutto ciò che ci piace a livello musicale è possibile che venga rielaborato e inserito all'interno di un... Tu non stai bene, che è una che mi piace tanto, dei Malfunk. Potrebbe essere, si può... Poi starebbe bene cantata a cavo. Potrebbe essere un buon consiglio, una buona idea. Per quanto ti riguarda, rifaresti i pezzi della tua vecchia band insieme di Fiba? Ero Galileo. Penso proprio di no. Pensa proprio di no. Risposta esatta, e noi facciamo musica invece, perché abbiamo richieste. Li conosci questi pezzi, Gigo? Il giardino? Sì, abbastanza. Luce che trema? Abbastanza. E allora suonateli, no? Li sapete? È roba di Fiba, è tutta cosa di Insidia. Radio Italia, solo musica italiana. Campanelli, Video Italia e Litfiba dal vivo.
la mia mente tesa ad immaginare quello che verrà. Stringi questa cinghia o si staccherà. Bagna quella spugna pure brucerà. 3 minuti ancora e poi il vento si avvicina piano, legge a bassa voce. Padre, io non perso la serenità. Parole vane sussurrate, occhi fissi al muro. La gente vuole morte e morte ciò che avrà. Stringi questa cinghia o si staccherà. Paglia quella spugna oppure brucerà. 3 minuti ancora e poi 3 secondi ancora e poi trema, trema, la luce ora trema, trema. Guardo, guardo, la lingua mi si gira, gira. Sembra troppo presto, ma lo fanno sussurrate. La gente vuole morte e morte ciò che avrà. Stringi questa cinghia o si staccherà. Paglia quella spugna pure brucerà. 3 minuti ancora e poi 3 secondi ancora e poi. Lilith Fiva, Lilith Fiva dal vivo a Radio Italia, Radio Italia, solo musica italiana. Vorrei adesso accontentare, se siete d'accordo, tutti coloro che hanno richiesto di poter guardare attraverso Radio Italia il video relativo al primo dei tanti singoli di questo vostro nuovo album intitolato La Stanza dell'Oro. Dove l'avete realizzato? A Milano, in una galleria strana, un tunnel che ci sembrava l'ubicazione adatta per dare l'atmosfera ipnotica e ossessiva che intendevamo dare in questo pezzo. Voi siete usciti dal tunnel, una battuta scema, vabbè, ma permettetemela, per presentare questo video che è sempre musica italiana per gli amici di Radio Italia da parte dei Lilith Fiva.